Ciao ragazzi, ed eccoci qua ritornati su Monster Hunter Generation Ultimate, la demo. E oggi ragazzi andiamo avanti perché dobbiamo fare il livello normale con la caccia e il Barriot, questo qui. Nel video precedente di questo gioco abbiamo cacciato questo livello facile, questo mostriciattolo che si chiama Gran Macao. E se l'avete perso questo video, vi lascio questa scheda qua in alto a destra. Quindi cliccateci sopra se non l'avete visto. Detto ciò, ragazzi, andiamo a cacciare questo Barriot e la prossima volta facciamo questo qui, Valstrax. Addirittura pericolo. Wow. E detto ciò, andiamo a fare questa caccia e il Barriot in questo livello normale. Abbiamo sempre 25 minuti di tempo e adesso dobbiamo scegliere il nostro personaggio. Praticamente l'altra volta abbiamo scelto questo qui. Questo, mamma mia, non lo sceglierò mai, 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 mai più. Una lentezza veramente incredibile. L'altra volta avevo detto che volevo essere un gatto. Mi era apparso questa scelta, però si vede che non avevo visto tanto bene e quindi ragazzi ho scelto quella alla fine, però oggi andiamo a scegliere il gatto, questo qui, che si chiama Caccia Miau e quindi ragazzi ci vuole per forza questa canzone, no? Dai, è perfetta, solo chi ha giocato al Game Boy Advance può sapere che gioco è. E detto ciò ragazzi andiamo a scegliere la nostra qualità? Non lo so. Noi scegliamo combattimento perché non mi va di leggere tutto, ragazzi, quindi sarò ignorante, ma sti cazzi. Ok. Allora, dalla caccia al velocissimo Wyvern Barriot, ma fa attenzione alle zanne e ma vaffanculo, non mi ha fatto leggere. E detto ciò, andiamo, andiamo, andiamo. E tocca andare là. Però dai, che carino. Però il gioco è fatto malissimo. Cioè, sta fluttuando questo gatto. Guardatelo. È il primo gatto che fluttua al mondo per me. Guardate, le zampe non toccano il terreno. È qualcosa di magico. È qualcosa di magico. È veramente illuminato. E allora, detto ciò, andiamo per queste frecce. Dai, però è carino come personaggio, ci sta ragazzi, eh. Ah. Ma può pure correre? Impressionante. Wow, fantastico. Dove stiamo andando? Fermi tutti. Ok. Praticamente ragazzi, dobbiamo andare, come vedete dalla minimappa, in quel coso blu, che sarebbe il nostro Barriot, il nostro nemico che dobbiamo sconfiggere. E quindi ragazzi, dobbiamo andare lì. Prima però dove tocca andare non lo so. Allora, come vedete ci sono diverse vie. Mi sembra che devo andare qua sopra. Sì? Cioè possiamo salire questi scaloni con questo personaggio e qui? Adesso qui come facciamo a salire a questi scaloni? Aspettate. Ok, ah ok. Ah, dobbiamo salire queste radici, queste piante. Adesso ragazzi. Boh. Andiamo qua? Penso. Sì, ragazzi, andiamo su, va. Allora, assolutamente Zelda è meglio. Mamma mia, oh, mamma, veramente la grafica. Vabbè, ci sta, però non si può vedere, non si può vedere assolutamente. Meglio Zelda, ragazzi, dal mio punto di vista, eh. Ma poi è inutile perché what the fuck? Ma avete visto anche voi che ha fatto? Ma non era nel punto 8? Cioè adesso è andato nel punto 6. Mortacci sua. Cioè, ma noi possiamo passare tipo qua sotto. Ah sì, possiamo passare per di qua. Perfetto, senza passare nel punto 8. Cioè è andato dal punto 8 al punto 6. Ma che cazzo? Eccolo. Mortacci sua. Ma che cazzo? Vabbè, ok. Allora, facciamolo fuori. Mamma mia che ruggito. Mi ha fatto tremare pure il pro controller. Certo che è una bella bestia, ragazzi. Ci fionda pure addosso.
Certo che però che cazzo, la grafica ci dovrebbe aiutare. Te, guardate! Ma che? Boh! Dai, dai, muoviti, perché non corre più? Aspettate, ma noi possiamo. Cosa? Ma siamo. Ma chi? Ma che siamo? Pupazzi di neve? Ma che cazzo? Chi sono questi? Faccio. Ma questo si deve mettere sempre in mezzo, eh? Anzi, cosa è confuso? Ma che. Riprenditi, micio! Dai! Cacciamiao! Da. Che cazzo? Ti stravolge questo? Mo' ti faccio vedere io. Ma qui posso scegliere tipo altre cose. Corno salute, no? Cometa Fedin. Che è? Che cos'è? Aspettate che qua sono intrappolato, sono un pupazzo di neve. Che cazzo? Dai, eh! E sbloccate. Oh, ragazzi, qui non posso fare niente. Qualcuno che mi dà una mano? Ok, grazie. Usiamo un attimo questa cometa. Ah! Ma ce l'abbiamo infinita? Sì, mi sembra di sì, ragazzi. Questa sembrerebbe una bella mossa. Vai, boom! Incredibile. Usiamo un attimo questo tasto per. Mamma mia, sta grafica non si capisce niente! Non si capisce niente come l'hanno fatta la grafica con il culo proprio. Mamma mia ragazzi, a me non mi piace troppo. Non mi piace proprio. Non mi piace. Dai, forza, sconfiggiamo. Ma la parte peggiore di questi mostri è che non sappiamo la vita di queste bestie. E quindi non so quanta vita ha il mostro. Il punto è questo. Mamma mia, che botta! Mamma mia, sono una palla di neve, sono un pupazzo di neve. Certo che mi serve un po' di salute, posso tipo prendere qualcosa? Corno salute, aspettiamo un attimo, che altrimenti non lo posso usare, mi sembra. Devo prima scongelarmi, ma come cazzo mi. Oh, eccomi. Devo prendere un po' di salute. Aia, ok. Corno salute, vai. Ok, calma, calma. Riprendiamo un altro po' di salute. No, non possiamo, mannaggia a voi. Quindi dobbiamo combattere per forza. E combattiamo. Combattiamo. E qui ci siamo ritrasformati un'altra volta in palla di neve. In questo pupazzo di neve. Però vedete, furia prestante. Prestante. Proprio con 4, con 3 R. Perché il gatto fa prrr. Tipo, una roba del genere. Aspettate, come cazzo funziona? Non me la fa utilizzare, ma perché? Ma perché ragazzi, non me la fa utilizzare? Utilizza sta furia, mortangoli tua, gatto. Aspettate che qui sto per morire. No, corno d'erba, corno salute. Corno salute, voglio il corno salute. Corno salute, ok. Ok. Ma adesso no. Corno d'erba, ma che è? Corno d'erba. E quindi. Sta suonando sto corno. E quindi, ma che è cambiato? Ma che cazzo ne so, ragazzi, ma combattiamo punto e basta. Certo che questo sta volando, sta saltando, ma cosa sta facendo? Ma immagino il boss finale, ragazzi, livello difficile, ma cosa sarà? Cosa sarà mai? E mori bello di casa, te non si vede niente, sei glitcha pure addirittura. Buono. Buono. Ci siamo fatti infuriare il nostro gatto? Non lo so perché è irritato. Allora, ah! Ah! Sta diventando un drago cattivo veramente tanto. Un drago cattivissimo. Vabbè, ma se ci trasforma. Come cazzo? Ah, ok, così. Boom, rompiamogli le zampe, coda e tutto, mamma mia che roba. Mamma mia che mossa. Ok, quello sta suonando il corno salute V, grazie mille. Allora, qui. No, corno d'erba. Perché c'ho questo corno d'erba? Ecco, cometa Felin, vai con questa cometa, dai. Mamma mia. Allora, carichiamo, vai. Boom. Abbiamo preso qualcosa? No, non abbiamo preso qualcosa, che peccato. Oh, mamma mia che roba.
che ho fatto, ragazzi, con quella cometa? Incredibile, ma vero, ci sto ancora. E vabbè, ma qui. Ah, azzo, sono morto? No, 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 non c'ho vita, ragazzi. Non c'ho vita. Non c'ho vita, non c'ho vita, non c'ho vita, non c'ho vita, non c'ho vita. Ok. Ok, ma che culo, ragazzi, recupero, mamma mia. Che culo, se n'è andato? Ma che culo, ragazzi. Allora andiamo, andiamo, via, via, via. Che culo, proprio quando ci avevamo poca vita. Mamma mia, che roba. Che roba. Allora, adesso dobbiamo riandarla a incontrare. Infatti, eccolo là. Sta là, pronto. E se, scusate, ma la grafica non la sto mettendo io. È proprio sto gioco. Una rottura proprio incredibile. Oh, che mosse, wow. Aspettate, posso usare tipo altra mossa? Un'altra? No, questa no, che schifo, ma che è? No. Certo, questi cazzo di cosi, chi sono? Gorilla? Scimmie? E vabbè, se tu mi fiondi addosso così, senza preavviso, vaffanculo, proprio ti squarcio proprio la pancia. Altro che giochi violenti, proprio la grafica, se ne va a fotte la grafica. Ma che cazzo? Ma guardate, ma che cazzo sta succedendo? Cosa sta succedendo, ragazzi? Mi sta mettendo all'angolino, è quello che vuole, forse? Ma cosa? Ragazzi, ma veramente? Dai che ti squarcio. Ma io vorrei sapere dove sta la vita di questo bastardo lurido. Non riusciamo a vedere mai la vita di questi. Questi boss. È brutto veramente, perché non sai come regolarti poi. Se è morto, è vivo. Dove è andato? Dove è andato? Se ne sta andando. È andato di nuovo al punto 6. Ma mortacci sua. Via via. Corri. Gatto. Non corre più, ragazzi. Che ci posso fare? Non posso fare niente. Non corre. Se non corre. Ah, però. Forse. È perché avevo l'abilità quella lì. Ah, vaffanculo. Ci ha portato di qua. Ah, bastardo. Allora. Centriamoci un po' in mezzo. Perché può darsi che ci ributta di nuovo là fuori. Ecco i miei amici Truth e Kid. Praticamente se fanno qualcosa mi danno veramente un gran piacere. Sì, mi sembra di sì. Cambiamo. Cono demoniaco. Usiamolo. Ah, dove sta? Ok, usiamolo. Cono demoniaco. E quindi? Abbiamo tipo abilità demoniaca, una roba così. Siamo diventati demoni. Ah, però fa un po' di attacco, mi sembra, eh. Aia. Dai che morirai, brutto stronzo di Barriott. Sta cura veramente mi sta dando fastidio. Te, guardate, mi spazza via, sono confuso, peggio dei Pokémon. Dai, muoviti gatto, dai. Oh, ci ha trasformato in una palla di neve, in questo pupazzo di neve. Grazie per la codata, mi serviva proprio, guarda. Mi serve la vita, mi serve la vita, corno salute. E via, 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 corno salute, via, via. E vaffanculo. Mi serve un altro corno. Ti prego, dammi la salute. E mi se... Aia, mortacci tua. Mi devo nascondere, mi devo tipo mettere da una parte. È confuso, non posso fare niente. Dai, mi butto giù, mi butto giù, ragazzi. Che ci posso fare? Non posso rigenerarmi la vita. Che praticamente mi ha preso come bersaglio. Non lo so. Ma intanto ci siamo recuperati una bella vita. Povero tutto che cerca di confonderlo. Però meglio così. Scegliamo la cometa. Non la posso usare né? Non posso usarla. Però strano. Allora, vieni qua brutto, vieni qua, vieni qua. Ma che ti devo far vedere una bella cosa, mamma mia, ti spezzo questa zampa veramente. La vorrei collezionare. C'è una coda veramente bella, però la grafica rovina questo gioco, ragazzi. Per carità, i mostri sono ben fatti, però la grafica di questo gioco non si può vedere perché porca puttana ci glitchiamo contro un mostro. Ma costa pure 60 euro sto gioco, ma mortacci ai sviluppatori.
se ne approfittano troppo. Migliorate prima queste cazzo di robe. Ho capito che questa è una demo, però ragazzi, ma dai, ci glitchiamo veramente dentro in questa pancia. E c'ha fame tutte. Che gli posso dare? Non lo so. Ma che cazzo gli sta succedendo al nostro gatto? Ma gli tagliamo tutto. Mamma mia, proprio il punto esatto. Da 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 da. Pom 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 pom. No. Sono riuscito ad attaccarlo, mortacci sua, sei fionda addosso a noi, sto bastardo. Non so che dire, ragazzi, ma abbiamo poca vita. Abbiamo poca vita. Riusiamo il corno salute, va. Corno salute, dai! Che è confuso? È morto? No, ti prego. Ti prego, ti prego, corno salute. Mangia, 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 mangia. Ok, grandissimo. Lui sì che è grande. Ok, ci siamo. Ok. Oh, sembra che ho schivato l'attacco, tipo. Dobbiamo attaccarlo, figlio. Dobbiamo attaccarlo. Dobbiamo attaccarlo, l'ho detto. E attacchiamolo. Dove sta? Se ne sta andando? Sì. Ok, se n'è andato nel punto 3. Allora andiamo pure noi. Allora, mi sembra che per correre, stavo dicendo, che devo fare così. No. Ah, ok, perfetto. Devo mettere la spada a posto. Ok, andiamo, andiamo. E corriamo con il nostro animaletto. E qui praticamente è la stessa cosa. Dove scegliamo? Che scegliamo? Qui sì che so. Item. Semi armatura. Che cazzo mi serve? Posso ancora scavare? Semi armatura. Ma vaffanculo, ma che mi serve, ragazzi? Andiamo a sconfiggere quello. E via. Mi metto a raccogliere pure gli item, oltre che una demo. Ma dai, ragazzi, non mi fate ridere. Allora, eccoci qua. Praticamente, mamma mia, che botta. Tempo rimasto 10 minuti, mortacci tua. Dai, 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 dobbiamo farlo fuori, ragazzi, dai. Allora. Mi serve... corno demoniaco, vai. Suoniamo, 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 suoniamo. Suoniamo, vai, perfetto. E facciamo così. Dove stai? E non ti colpisco però. Aia. Che botta. Che botta, ragazzi. Ma che cazzo. Sono confuso. Ma dai. Non riesco a fare una. Vabbè. Ci appiatta. Praticamente ci sotterra. Che ne so, ragazzi. Non riesco a fare un attacco. Ma cazzarola. È confuso. È fatto. È tutto che. Vaffanculo. Senti. Proprio da dietro. Bam, che botta, proprio te la volevo tagliare quella coda. Vabbè, siamo dei pupazzi di neve. Vieni a prendermi, caro, dai, sono un pupazzo di neve, dai, forza. Dai, ma cazzarola. Dai, levati dalle palle, ok. Vabbè, ho perso i sensi, vaffanculo. Vaffanculo, vaffanculo. E che ritocca di far tutto da capo, ragazzi? No, E no, ragazzi, no. Mancavano 10 minuti. Ma cazzo. E no, siamo ritornati qua nella casetta. Ma pam, vaffanculo. Corri, gatto, va, corri. Devi proprio correre, ragazzi. Devi proprio correre. Dai, ragazzi, non è possibile. Volete scommettere che proprio non riesco oggi ad ucciderlo? Mi saranno rimasti tipo 5 minuti, 7 minuti? Ma dai, veramente. Proprio boh. Ci ha fatto fuori in una maniera incredibile. Cioè, dovevo stare un po' attento io, per carità. Se ne sta andando. Dai, ma che bastardo. Se ne sta di nuovo andando. Se ne sta andando nel punto 6. Ma mortacci sua. E
E quindi ragazzi, dove cazzo passiamo? Per forza qua? Però sbrigati gatto, ti devi sbrigare. Ti devi da sbrigare. Sbrigati, forza, forza, forza. Poi non capisco. Una volta che finisce il tempo, abbiamo finito. Non lo so. Sbrigati, sbrigati, forza, corri, 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 corri. Dobbiamo passare al punto 7 e poi andare nel punto 6. Ma veramente ragazzi, mamma mia. Diventa una cosa complicata poi, eh. Allora, passiamo qua. Che salto incredibile che abbiamo fatto. Ok, andiamo avanti. Ok, siamo nel punto 6. Rieccoci qua in questo punto. Ok. Ah, vaffanculo, ci atterra come non ci fosse un domani. Mamma mia, ti do delle sparate incredibili che le potrai immaginare proprio quando dormi. Dai, dai. E con queste stelline che girano. Ah, vaffanculo. Mi sono rotto, ragazzi, mi sono veramente rotto. Mamma, e vaffanculo questa coda. Boom, 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 proprio. Vi faccio sentire pure proprio i pulsanti addirittura. Deve proprio morire. Schiattato male. Deve morire questo. Dove cazzo sta andando? Ah! C'ha proprio. Mamma mia, messo sopra! Ah! Aiutatemi ragazzi! Ah! Ah! Mamma mia, gli sto dando le peggio botte! Incredibile! Corno salute, grandissimo tutto! Aia, no, no, ci sta spingendo fuori. Ci sta spingendo fuori. È bastardo, eh. È bastardo veramente troppo. Allora. Ok, vai, 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 vai. Gli rompiamo l'ala. L'ala. Dai. Ah, no, si è trasformato. Si è trasformato in queste palle di neve. Ok. Vai, 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 vai. Rompiamogli la faccia. Vai, 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 spacchiamola. Vai, vai. Mannaggia. E che cazzarola. Che bello di dietro però, eh. Allora, andiamo. Si è confuso, ragazzi. Che botta che gli ho dato a quello. Oh mio Dio, speriamo che è morto. No, dai, poraccio. Mi devo fare la vita. Quindi un corno salute ci sta. Salute, salute, salute. Corno salute. Non so quanto mi manca, ragazzi. Non so veramente quanto mi manca. Corno salute. E vaffanculo, mi appiatta per terra. Che cazzarola. Il tempo è rimasto 5 minuti. Mi serve il corno salute, ragazzi. Confuso. Ah, gatto, mi deludi. Mi deludi però. Mi deludi. Ok. Allora, mamma mia. Senti, ma. Furia pressante. Ma che cazzarola è? Ma senti, vaffanculo, mo te faccio vedere io. Allora, qui non la posso utilizzare, non so perché, ragazzi, non posso utilizzare la furia pressante. E quindi, ragazzi, direi di cambiare e mettiamo la cometa Felin. Dai, dai, diamogli delle botte, ok? Ha ruggito? Aia, che botta ragazzi! Mi serve... no, mi serve questo ragazzi. Non lo posso utilizzare, perché non lo posso usare? Cazzarola. Qua? Recupero naturale, ah grazie. Mamma mia, questo mi sta creando dei problemi veramente incredibili. Questo corno d'erba che ancora non ho capito. Forse è l'erba felina. Una roba incredibile, non lo so. Mamma mia, che roba! Ok, utilizziamo questo corno salute. E detto ciò, usiamo. Ah, non la possiamo usare? La cometa? Dove sta? E vabbè, ci spiaccica per terra. Quanto è rimasto? Non lo so, ragazzi. Non lo so. Addirittura dove cazzo stiamo andando?
Dai, 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 dai. E vabbè, ma se vola, ragazzi, rischio a tutti. Dove sta andando? Ma sta andando via, ma che bastardo. Ora ci dobbiamo sbrigare, ragazzi, ma rimane veramente poco. Rimane veramente poco. Siamo nel punto 7. Morirà questo stronzo? Aia. Mettiamoci un po' più di qua. E che cazzo? E c'è sta cazzo di scimmia, ragazzi, che però mi dà problemi. Mi dà assolutamente problemi. E usiamo sta cometa felin. Dai, forza. Ok. Ok, un'altra volta, dai. Ah, l'ho schivata sta cazzo di cometa. Vai, mamma mia. Diamole queste botte proprio. Ok. Palle di neve, palle di neve, vai. Ok. Ci ha aiutato Kid. Ti ha scongelato tipo. Allora, cazzo, sono morto? No. Mangia, mangia, ti prego, mangia, mangia, grandissimo. Non so come fa a mangiare queste cose che non gli dico praticamente niente. Ma praticamente ce la fa, dai. Non so quanto manca, ragazzi. Non so quanto manca. Dai, sta cometa. Mamma mia, questi li devo uccidere, queste cazzo di scimmie. Mamma mia, è morto? Sì, è morto. Vai, 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 vai. Ok, vai, vai, vai. Aia, che botta. Che botta. Mangia, ti prego. Ok, non so dove cazzo le tira fuori queste bacche, però mi fa veramente ammazzare. Ok. Intendevo che resiste. Dai, 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 dai. Mamma mia, che botte che gli sto dando. Che gli sto dando, ma non muore sto stronzo. Ma non muore. Ma dai, ragazzi. Ma cazzo. Li siamo ritrasformati, aiutatemi. Oh, grazie. Grazie, Kid. Il mio aiutante. Allora, cosa possiamo fare? Stavo pensando praticamente fare così. No? Corno armatura, ok, voi suonate. Intanto io. No, tempo scaduto? Missione fallita? Ma mortacci tua, no, ma non ci credo. Ragazzi, no, no. Non ci siamo riusciti? No, 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 no. Dai, ma che cazzo? Io che pensavo che riuscivo, ma mancava poco, penso, che poi quando moriva, penso lì era l'ultimo. Lì doveva morire, penso. Dai, ma ragazzi, ma che peccato. Dai, non ci siamo riusciti a ammazzarlo questo. Non fatemi pensare a livello difficile, allora cosa sarà? Cosa sarà veramente? Vabbè, no, dai. Dai, ci sono rimasto un po' male perché sinceramente, dai, cazzo, 25 minuti ci siamo stati qua e alla fine non abbiamo concluso un cazzo, dai. Dai, ma scusatemi per queste parole, però ci sono rimasto veramente male. Dai, ma che bastardo questo. Assolutamente no, dai. Veramente, mamma mia. Vabbè, e ragazzi, oggi non ci siamo riusciti ad uccidere questo bastardo di Barriot. Non so il perché non ci siamo riusciti, ma il tempo non ci ha assistito. Mortacci al tempo. Ma veramente che cazzo, c'aveva una vita infinita, poi non sapevo dove colpirlo, lui ci veramente ci tartassava le botte, ragazzi, ma dai, ma veramente io ci sono rimasto male. Però vabbè, non ci siamo riusciti e questa è stata una sconfitta veramente incredibile, non so che dirvi, non so se riuscirò a sconfiggere questo la prossima volta, non lo so proprio, però noi ci proviamo sempre.
E detto ciò ragazzi, ci possono stare anche delle sconfitte. Ci possono stare. Detto ciò ragazzi, questo video può finire così. Ebbene ragazzi, questo video di Monster Hunter Generation Ultimate può finire così, spero che vi sia piaciuto, nonostante la sconfitta che io assolutamente non me l'aspettavo, ma mortacci al tempo che veramente è passato così, 25 minuti, tac, proprio così, all'improvviso. Però vabbè, noi ci abbiamo provato, abbiamo fatto il più che potevamo, però penso che c'è pure la modalità multigiocatore, quindi essendo pure due o più persone, si riesce tranquillamente a uccidere queste cose, questi mostri. Però la pecca, vi ripeto, è che non si può vedere la vita del nemico. Cioè, per esempio, del Barriot, questo qua, è praticamente è una pecca, veramente. È un peccato veramente enorme. E vabbè, detto ciò, ragazzi, chi non è iscritto, iscrivetevi subito, mi raccomando. I social sono qua sotto in descrizione: Instagram, LOLO0LOREBEST, e Telegram, chiocciola LOLO0LOREBEST. E quindi, ragazzi, se volete, andatemi a seguire anche qui nei social. Detto ciò, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video. Io vi saluto e